Questo è un viaggio dal passato verso il futuro di Santo Stefano, isola impervia la cui esistenza fino al 1965 fu legata alle attività del carcere. Dopo l'attracco avventuroso sullo scoglio si percorre una salita tra cielo e mare per raggiungere il cantiere destinato al recupero dell'intero complesso, per il quale sono stati stanziati 70 milioni di euro. Con questo progetto si tenderà a destagionalizzare il numero di arrivi e il numero di presenze, garantendo quindi un'offerta turistica ancora più ampia e ancora più soddisfacente. Il ruolo del prefetto in ogni campo dell'amministrazione è quello di catalizzatore delle decisioni, fare svelti, fare veloci e garantire che progetti di importanza non soltanto territoriale ma nazionale ed europea come questi abbiano la loro conclusione nel più breve tempo possibile. L'isola si può visitare con le guide autorizzate, ma si deve fare attenzione. È un carcere che nasce a cavallo della Rivoluzione francese, quando il movimento giacobino a Napoli è molto forte. I Borbone mettono in moto invece la costruzione di questo ergastolo. L'ex carcere borbonico fin dalla creazione ospitò sempre prigionieri politici, dal patriota ottocentesco Luigi Settembrini fino al futuro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e Gaetano Bresci, l'anarchico che nel 1900 uccise il re Umberto I, trovato morto nella sua cella in circostanze mai chiarite. Nell'ultimo periodo il carcere ebbe il cinema e la televisione prima che nella vicina Ventotene. Grazie a un direttore illuminato negli anni 50, Santo Stefano fu isola autonoma, coltivata e dove gli stessi detenuti svolgevano varie attività culturali, ricreative e di pubblica utilità. Si torna arricchiti da Santo Stefano per la sua storia in un contesto di natura rigogliosa, in vista di un nuovo futuro, chissà.